qui a Somma Campagna per parlare del mio inferno, Dante, profeta di speranza, che sarà ospitato a Villa Venier, dove ci troviamo in questo momento, dal 16 al 26 marzo. Perché questa idea di ospitare tale iniziativa? L'idea è nata naturalmente dopo una visita fatta da me e da qualche giovane, così per curiosità, la scorsa primavera, quando la stessa mostra è stata proposta per la prima volta a Verona, ai Bastioni della Maddalena. E il fascino, la curiosità stimolata, la bellezza di incontrare comunque un'esperienza che è capace di suscitare domande, desideri e di umani, ci ha stimolato a pensare che fosse una realtà su cui poter investire, perché è bella, perché è capace di comunicare, capace di provocare. Per questo, con un gruppo di giovani adulti che si sono appassionati, abbiamo provato a capire come concretizzarne l'arrivo qua a Somma Campagna, e nel corso dei mesi si sono aperte le strade, grazie anche alla collaborazione di tanti, privati, aziende, soprattutto la collaborazione del comune, e siamo arrivati e quindi ad essere pronti a vivere l'esperienza della mostra qui in Villa Venier a Somma Campagna. Ricordiamo che questa mostra si avvale di contributi fondamentali, quali quello del saggista Franco Nembrini, che è anche pedagogista, e del fumettista e illustratore Gabriele Dell'Otto. Perché vale la pena visionare questa mostra e riapprocciarsi o approcciarsi per la prima volta all'Inferno di Dante? La capacità di questa mostra è proprio quella di ritradurre e ripresentare un Dante capace di dialogo con l'uomo contemporaneo, un Dante nuovo, come direbbe Davenia, e un Dante che davvero può diventare, come è l'augurio che ci facciamo qui in Villa Venier, uno spazio in cui possono incontrarsi domande e desideri di donne, uomini, credenti, non credenti, che tentano insieme di capire cosa significa vivere e cosa significa vivere bene, vivere contenti, non accontentandosi, come è una delle provocazioni che si incontrano durante la mostra. È bello perché l'unione tra il pedagogista, ma che è stato professore, insomma, professore Franco Nembrini, e quindi con la sua capacità di tradurre in dialogo anche con gli studenti l'esperienza e la poesia di Dante, con la capacità artistica di Gabriele Dell'Otto, che è l'illustratore anche famoso per essere comunque uno di quelli della Marvel, è diventata l'occasione della creazione di questa mostra molto contemporanea e molto capace di dialogo con giovani, adolescenti, adulti, anziani. È una mostra che interpella e parla al cuore e all'intelligenza contemporaneamente. Esattamente. E come è capace di fare la potenza della poesia, in maniera particolare quella di Dante, in cui saremo immersi anche in maniera multimediale durante questa mostra, saremo scossi sia a livello di sentimento sia a livello di intelligenza, nel senso che Dante comunque provoca il ragionamento, provoca le questioni sulla vita, non è poesia leggera, è poesia che ti provoca a prendere posizione anche davanti alle questioni della vita, così come qualsiasi poesia è capace di farti anche andare su quella soglia del pensiero davanti alla quale non puoi che ascoltare in realtà le ragioni del cuore. In forza della sua poesia, Dante ha la capacità di farci intuire che da qualsiasi selva oscura si può uscire a rivedere le stelle, certo affrontando l'inferno come Virgilio invita Dante a fare, quindi affrontando tutti quel principio d'ombra che portiamo dentro, ecco, senza paura. Per un cristiano questo diventa un modo straordinario per prepararsi alla Pasqua e anche alla riconciliazione, per tutti, credenti e non credenti, diventa un viaggio di liberazione del proprio desiderio e di modo per affrontare anche le paure che a volte ci tengono sotto scacco. Il mio inferno, Dante, profeta di speranza, è la proposta che la parrocchia
offre in questo scorcio del mese di marzo, che si inserisce a fianco a tutta una serie di iniziative particolari che la parrocchia sta proponendo. Diciamo che la proposta di Dante poi ha dato il via anche a un pensiero, quello di collocare durante questi giorni la settimana di spiritualità che solitamente viviamo nel tempo della Quaresima. Quindi tra la quarta e la quinta domenica di Quaresima vivremo una sorta di settimana di esercizi per la parrocchia dentro la vita quotidiana, con diversi momenti proposti a tutti, dai bambini più piccoli al mattino presto alla sera dopo la messa, quindi alle ore 19 faremo un momento di riflessione. Cosa ci guida, cosa ci spinge? Il discorso di Dante è attraversare l'inferno per uscire poi a vedere con le stelle. Quindi in quattro serate vivremo quattro momenti di meditazione sulla notte. La notte di San Giuseppe, perché il 20 di marzo sarà proprio la festa di San Giuseppe trasportata dalla domenica. La notte di Abramo, la notte di Giacobbe, la notte dell'Esodo, per poi finire il venerdì sera, in cui ricordiamo anche la giornata dei martiri missionari, la notte di Gesù sulla croce, quindi il tempo della prova, della passione. Attraversare gli inferni, possiamo dire così, le notti della nostra vita, quelle notti faticose, ecco, di prova, per arrivare poi a contare le stelle così come in Abramo, oppure vedere le stelle come Dante, insomma provare a fare questo passo verso, ecco, l'esterno. Questo vale anche, un po' come diceva Don Pietro, anche come percorso anche verso la riconciliazione, perché se ci pensiamo la confessione o l'approccio anche con il perdono nasce talvolta anche dal mettere davanti a Dio quello che è il proprio inferno. E sappiamo che tutti noi, ecco, anche noi preti, ma tutti i credenti, ecco, attraversano questi inferni quotidiani, chi sul lavoro, chi in famiglia, nella società. Eppure sappiamo che ecco, l'inferno, il male, non ha, ecco, l'ultima parola, però bisogna attraversarlo, anche chiamarlo per nome, fare esperienza per poi uscire verso, ecco, la luce. Focalizzando la nostra attenzione adesso per quello che è lo spazio che sarà dedicato ai più giovani, un po' come sarà articolato e anche quale linguaggio verrà utilizzato. Allora, il linguaggio per i ragazzi è la formula di una preghiera fatta prima della scuola, il mattino presto, qui in Villa Venier, per i ragazzi che frequentano proprio ecco, la scuola qui vicino o davanti al parco delle scuole, in questo caso nella parrocchia di Custozza, per aiutare, ecco, i ragazzi a vivere un po' quello che può essere, ridendo, il loro inferno quotidiano, quello, ecco, dell'ascoltare, del vivere l'esperienza dell'apprendimento, però con la forza della parola di Dio, quindi questi 10 minuti il mattino presto proprio per partire dalla parola e, guidati dalla parola, vedere un raggio di luce anche dentro questa esperienza quotidiana. Gli adolescenti e i giovani invece saranno coinvolti, come diceva, ecco, anche Don Pietro, in quella che sarà, ecco, l'esperienza di accompagnare il cammino di chi verrà a visitare, ecco, la mostra, quindi un po' faranno da guide. Loro si stanno già preparando a questo, il lunedì sera negli incontri per gli adolescenti stanno facendo i gironi, ecco, dell'inferno, un po' riattualizzandoli anche in quella che è l'esperienza, ecco, di fede. Quel cammino di avvicinamento a questa serie di appuntamenti che ci ha appena illustrato viene adeguatamente promosso e reclamizzato attraverso anche degli appositi strumenti web. Noi abbiamo presentato l'iniziativa domenica 5 marzo in comune nella sala consigliare. Abbiamo scelto la sala consigliare e la domenica 5 marzo perché è la prima domenica del mese e qui a Somma Campagna si vive la domenica con il mercato della terra, quindi un po' un giro di gente anche diverso, insomma un po' la volontà anche di accostare chi magari non frequenta, ecco, la parrocchia, quindi trovare anche questo sbocco qui. Poi il bollettino parrocchiale classico, che già nel mese di febbraio e anche nel mese di marzo, ecco, riportano, ecco, l'evento, la pagina Facebook, la pagina Instagram della parrocchia, e dopo stiamo sollecitando tutte le persone della parrocchia a metterlo
ecco, sugli stati, ecco, di modo che stuzzichiamo un po' le persone, e già qualcuno anche da fuori parrocchia o comunque gente della parrocchia che magari non siamo abituati a vedere, insomma, ci sta ecco, rispondendo. Un po' il cammino che stiamo vivendo anche come parrocchia è quello di uscire anche, ecco, sui gradini, un po' sull'invito, ecco, di Papa Francesco, passare dall'ambone agli scalini, ecco, davanti. Poi chi sia più vicino non lo sappiamo, però insomma questo ci fa, rende un po' la cosa interessante.